Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, siamo il E Lorenz. che robe? E oggi riusciamo a portarvi con un po' di ritardo l'unboxing del bundle di Dominaria United. Allora, box che è rigorosamente in inglese. Allora, iniziamo a dire le cose importanti subito che così le capite. I prossimi giorni, le capite, le sentite perché tanto non ascoltate i video fino alla Non tutto fine. vero. I prossimi giorni, verso il fine settimana, dovremo riuscire a portarvi la sfida tra i due commander e la sfida con le buste di Jumpstart, se Esatto. tutto va bene. Poi dalla settimana prossima lavoriamo a tante altre cose nuove, che comunque vi spiegheremo meglio su Instagram, sui gruppi Telegram e cose simili. Ma torniamo al nostro bundle. Come al solito, packaging cartaceo, molto ecosostenibile, senza plastica che effettivamente ci dà fastidio. Cosa abbiamo? Abbiamo anche un fogliettino con il comandante dei gattoni. Qui abbiamo tanti Tanti IPV PV. della Ballard, questa è stata la leggendaria, se sì, mi ricordo che era molto forte nell'altra dominaria. Sì, comunque sono le carte delle altre dominarie, mi sa. Qui c'è un Teferone, Karn, vabbè. Comunque, andiamo subito al sodo. Super dado. Non si so mette a fuoco. Dadone che. Allora, dal video non vedete gli effetti, ma è molto 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 bello, riflette molto bene la luce, ecco qui. Un bel dado. Come al solito, i dadi dei bundle sono molto belli. Allora, poi abbiamo classici separacarte, segnalini e altre cose varie, in cartoncino, belli, belli, belli. Poi abbiamo la carta promo, che in questo caso è Heard Migration. Stregoneria costo 7, dominio, crea 3, no, crea una bestia 3-3 per ogni terra base di tipo diverso che controlli. Tappa 2, scarta l'eraldo, cerca in tuo grimorio una terra base, rivelala, aggiungi la tua mano, mescoli il grimorio, guadagni 3 vite. Quindi insomma un ottimo ramp di quelli che lavorano bene i mazzi con tante terre perché insomma, un ramp a costo 7 non è proprio uno dei ramp più classici per rampare velocemente, Effetti più no. per far innescare effetti di vario tipo. Quindi questa è la promo con l'art alternative esclusiva del bundle. Abbiamo le terre foil e le terre non foil, quindi bene, qui abbiamo i soliti cosini Faccia straccia. inutili. E andiamo velocemente al sodo. Allora, la confezione è la solita, molto bella e utile per conservare tutte le carte. C'è anche un disegno di Liliana, giustamente. Liliana e Ajani, che sono i due protagonisti di questo. Cosa facciamo? Ho prodotto io? Sì, apri il Allora, classiche set booster. Abbiamo il cartoncino con l'art. Le comuni magari le saltiamo, che ormai, visto che è passato un po', le avete già viste e riviste in tutte le salse. Baird, Argivian, Recruiter. All'inizio della tua sottofase finale, se controlla una creatura con forza superiore alla sua forza base, crei un soldato 1-1, 2-2, dai, non è male. Full Costa di Art, Yogyakarta. costa di Yorinaya, Painland, bella, Full Art, rara, ottimo. Qui abbiamo The Flyer of Fate. Cautela come costo addizionale per lanciare permanenti, per lanciare un permanente bianco per pagare due vite. Questo costo riduce il costo colorato Colorato. bianco, per ogni volta che l'hai pagato. E quando lanci una magia permanente bianca, C'è un crea un soldato 1. soldato. Beh, costa 5, un Ok. 5-5 con cautela, non è malvagio Sì, questo. quelli che scontano il colore colorato Sono tutti abbastanza forti, sono buoni. sono tutti carte buone. Oh, beh, insomma, dai, la terra non è assolutamente male. Costa di Yarimaria. Poi Vediamo se troviamo un abbiamo un Planeswalker. monaco. Vediamo. Terrafoil. Terra foil che schifo non ci fa. Teniamola lì da parte, dai. Yarimaya Steel Crusher. La Tapland sfacciabile, bella. Tatiova, la nuova Tatiova. Ce l'hai questa? Per Ma il tuo sì, mazzo, palate, ne ha già trovate. ho già quasi tutto. Rona, Legmos, Mancano solo tante rare e tante mitiche. Karn, però ce l'ho già. Karn Living Legacy.
Solo già questo. Che no, Planeswalker, speriamo di trovare un Planeswalker. Chi gli manca? Tutti gli altri. Jaya ti manca? Ho Liliana e Kara, mi manca tutti gli altri. Ok, beh, chi c'è? Lì c'è Jaya e c'è Ajani. Mi sembra ce ne fosse un altro. C'è anche un Teferi, no? Corto. Allora, crea un Power Stone token tappato, un artefatto che tappa aggiunge in colore, usalo solo per lanciare non artifact spell. Can't be spent. Ah, non, questo incolore non può essere lanciato per lanciare magie non artefatto. Quindi crei un power stone solo per gli artefatti. Esatto. Metti un qualsiasi puttani amount of mana. No, pay an amount of mana. Paga un qualsiasi ammontare di mana. Look at the many cards. Guarda altrettante carte della cena del tuo grimorio. Mettini una di quelle carte nella tua mano e il resto in fondo in un ordine casuale. Sì, insomma, non è che sia così. Bisogna andare con tappa. Fai un danno? Ok, dai, carino, è carino, non è una super bomba esplosiva. Esatto. Buona carta, ma niente di super speciale. Abbiamo anche il Monaco, con Powers, bello, robetta. Bene, so. Card e Pain Foil, cioè Foil Full Art, buona. Abbiamo un Cavaliere, qui abbiamo, sarà il solito gattone. Bene, bello. Terre nuove, Baird, quello di prima, Nile, Urg, Historian, questa non è rara, no? Sì che è rara, sì, però che è rara. Sa che è un simbolino diverso. Eh sì, questa è rara dai Commander, della serie Commander. Allora, ogni qualvolta Historian Bone, ora un altro non token incantesimo entra nel campo di battaglia sotto controllo, crea un soldato 1-1. When the final chapter ability of saga, okay, quando trigger l'ultima abilità di una saga, crei un angelo 4-4 con volare cautela. Vabbè, carino. Non sarebbe trovata. Leaf, Crowned, Visionary, ecco, questo mi serviva. Parlando, nel mazzo elfi, questo qui è il lord degli elfi che mi ci voleva proprio, perché è super lord questo. Sì, è forte. Costa 2-1-1, potenza gli elfi di più 1-1, e quando lanci un elfo puoi pagare un verde e pescare una carta, fortissimo. Vabbè. Quindi è trovato un'altra rara. Baru Worm Speaker. Ah ok, sempre l'ho trovato anche questo. Queste qui sono le carte, sono sì. I comandanti, diciamo, quelli che abbiamo visto dopo la serie. Qui è carino questo, perché dice che dei worm che controlli per un più di 2. Tappi 8, tappi, crei un worm 4-4. Questa abilità costa X in meno, dove X pare la forza del worm che controlli. Quindi il worm che hai creato tappando 8 prende più di 2, quindi il prossimo worm lo paghi tappando 2. Fortissimo, bello. Sì, un ottimo comandante alternativo, carino. E qui abbiamo un cavaliere, ok. Poi. Questi comandanti delle set booster sono belli. Io volevo farmi il mazzo draghi, mono, cioè il draghi verde, se buonanotte, il draghi con Sidisi, quello blu e nero. Vuoi fare un commander draghi blu e nero. Lightning Strike, però era più bella l'art di pacchetto. Attenzione, Garn. The Flyer of Vigor. È quello che riduce il costo verde. Questo mi sa che è forte tanto. Sì, questo qui mi sa che sta qualcosa. Questo qui riduce il costo verde pagando 2. E ogni volta casti un permanente, una magia permanente verde, metti un +1 su ogni creatura che controlli. Sì, è forte. Molto potente. Sì, sì. Bomb Splining. Vabbè. Buono. Beh, per ora è un ottimo bundle, perché sì, quattro buste valide. Qui abbiamo Jaya, una swamp con l'art bella, molto bella. Qui skippiamo le carte che ci interessano meno. Lanowar Green Widow, costa 3, raggiungere, travolgere, 4-3, dominio. Pagando 8, riprendi il Lanowar Green Widow dal tuo cimitero, sul campo di battaglia tappato e guadagna. E se questo permette esce il campo di battaglia, esilialo e metti exile it instead. Esilialo istantaneamente of putting it, invece di metterlo in qualsiasi altro posto. Ok. Costa 1 in meno per essere tirata per ogni tipo di tra. Ok, chiaro, te lo rigiochi dal cimitero pagandolo di meno. Mm-hmm.
quando lanci 71 stregoneria, toccano più 1 più 0 e travolgere. Ok, carina, però sempre dell'espansione regolare. Questa qui non è uno dei comandanti alternativi. Non è che ne puoi trovare uno apposta. Fanno i comandanti alternativi, ne fanno quante carte sono? Aspetta, dov'è che era? Che c'era qui? Sono di carte fuori serie, perché sono fuori serie queste. 48. Sono 48 carte fuori serie, non me ne fa neanche trovare una busta. No. Io mi lamento. Lamentati, devi comprare 4 box per trovarle forse tutte. E neanche, non li trovi neanche tutti, perché qua ne abbiamo trovato 2 fino adesso. E adesso sto guardando i simbolini che voglio gli altri comandanti. Meria, Scholar of Antiquity. Allora, arciere elfo costa 3, mutare 3, tappa un non token artefatto stappato che controlli, aggiungi verde. Tappa 2 non token artefatto stappati che controlli, esilia la prima carta del tuo grimorio e puoi giocarla in questo turno. Insomma. Golden Agosti. Allora, veicolo, manovra 1, è un 3-6 a costo 4. Quando attacca esilia ogni creatura che ha manovrato in questo turno. Rimette sul campo di attacco sotto il controllo dei propri proprietari all'inizio dell'end step. Un blinchino artefatto buono. Allora, bel tritone, bello questo tritone. Questi sono i cosi di Benaglia. Allora, Garna. Rada Coalition Warlord, un'altra rada, l'ennesima rada. Guardia, non vedo uguale di Guardia, ne ho detto. Tra l'altro, sono i cosi. Era firmata. Sì, è firmata. Vede così. Da Sousa. Allora, Enlist. Quando questa creatura attacca, puoi tappare una creatura non attaccante che controlli, che non ha debolezza da evocazione. Quando lo fai, Enlist è quella che aggiunge la sua forza. Ok, chiaro. A ruolare. Quando entra, profetizzi 2, scarti una carta, prendi indistruttibile fino a fine del turno, tappalo. Vabbè, dai, classica carta che cerca di giocare in standard i mazzi monobianchi o simili. Ultima busta. Bella. Insomma, terra, bello l'arte della terra. Sì, no, questo qui mi sa che è il veicolo che hai trovato prima, in sfondo. Beh, in sfondo sicuramente, però non è l'arte del veicolo. No, sono sicuro. PV, dai che c'è un PV lì dietro forse. Questo è lo stesso simbolo. Sembra lo stesso simbolo. Sì, perché i disegni sono del set regolare. Niente, non c'è. Quirion Vestcolor. Questo secondo me è forte. Quando lanci una creatura, una magia creatura, metti un +1 sul Quirion Vestcolor. Quando muore distribuisci X segni di +1 tra un qualsiasi numero di creature bersaglio che controlli o X numero di +1 sul Quirion Vestcolor. Questo potrebbe essere molto attraxabile. E The Mending of Dominaria, dalla lista da Dominaria. Metti 2 carte al tuo grimorio. Two cards of your library. Put the top. Le prime 2 carte del tuo grimorio nel cimitero. E puoi ritornare una carta dal tuo cimitero alla tua mano. Ritorna tutte le carte terra dal tuo cimitero sul campo di battaglia. Poi rimescola il tuo cimitero nel tuo grimorio. Bello, The Mending of Dominaria. Il fodruido, che c'è anche il bianco. Ok, dai, tutto sommato è stato un buon box, presentabile, perché insomma sì. Il Leaf Crowned Visionary, tanta roba. Non stanno deludendo i bundle. I bundle, abbiamo fatto tempo in mani ad andare male, a costa di Avimaia, Karn. Dai, insomma, niente, concludiamo qua questo video. E niente, quindi vi ricordiamo di rimanere sintonizzati con noi per tutti gli aggiornamenti e di seguirci anche sui nostri social, dove siamo molto attivi e ci confrontiamo spesso. Qualcosa da dire? No. Niente, allora concludiamo qui questo video. Siamo stati quasi dei recordman a farlo in meno di 15 minuti. E niente, dall'antimeta è tutto. Al prossimo video.